Ragazzi, buongiorno. Stamani il video non inizia aprendo il portellone, ma facendovi vedere la nostra colazione, perché ieri l'Alessia ha trovato i pancake e stamani si è messa qua, ha fatto i pancake con lo sciroppo d'acero canadese. Addio, hai fatto lo spoiler del nostro prossimo viaggio. Ha fatto lo spoiler, ragazzi. Quindi adesso andiamo ad assaggiare i pancake e poi vi faccio vedere dove abbiamo dormito. Buone, no? Qua sono fatti qui. Brava. E ora la mattina voglio solo questi. È possibile? Ragazzi, buongiorno da Port Stewart in Irlanda del Nord. Stanotte abbiamo dormito in questo parcheggio che ci ha ospitato in maniera molto molto benevola, nel senso che è stata una notte molto molto tranquilla fino a stamani mattina alle 6:30, che si è alzato un vento abbastanza importante, sembrava di essere su un aereo che stava per atterrare, però insomma, diciamo, siamo riusciti a stare col tetto aperto. Poi alla fine ha fatto giusto una sfuriata di vento di una mezz'ora, poi dopo si è calmato. I pancake erano spettacolari. Adesso riassettiamo tutto e iniziamo a visitare la parte dell'Irlanda del Nord, perché oggi ci sono diverse cose in uno spazio molto molto ridotto di una cinquantina di chilometri di andare a visitare. Siamo arrivati alla prima attrattiva della giornata e siamo a Dunlunch Castle. Siamo entrati, abbiamo pagato un piccolo biglietto di, c'è un po' di vento, di 11 pound e 30, quindi circa 15 euro, 7,50 euro a testa. Ed è molto particolare questo castello perché è proprio a picco sul mare e per raggiungerlo devi attraversare proprio un ponte a strapiombo sull'oceano.
castello è un po' vecchiotto, è del 1550, infatti è stato anche un po' ristrutturato, sono state messe anche queste sorta di sostegni per non far crollare il solaio, e questa parte qua è stata proprio ristrutturata completamente perché probabilmente era caduta. Il castello, ragazzi, è un po' rovinato, ma la vista sull'oceano e su queste scogliere è fantastica. Durante una cena nel 1650 circa, questa parte del castello è crollata in mare con la cena e 7 servitori che lavoravano all'interno del castello a quel tempo. Effettivamente, secondo me, l'hanno fatto leggermente a picco sull'oceano, forse un po' troppo. Siamo alla seconda attrazione della giornata. Oggi, ragazzi, sembra di essere a un circo con tutte queste attrazioni, perché veramente sono tutte vicine a 7-8 km l'una dall'altra. Abbiamo provato ad andare anche alla distilleria perché volevamo fare la visita di come fanno il whisky, però purtroppo era chiusa, era aperta solo nel periodo estivo. Cosa fai con quella fiaschetta? Allora, ieri l'Alessia si è comprata la fiaschetta dei Peaky Blinders e, visto il freddo, ci abbiamo fatto il caffè e ci abbiamo messo un goccino di whisky dentro. Credeteci, ragazzi, non è solo whisky, ve lo giuro, c'è anche il caffè. Poco, ma c'è. Abbiamo parcheggiato in questo parcheggio qui, che è il terzo che si trova per questa attrazione, perché questo lo abbiamo imparato quando siamo andati alle Cliff of Moher. Ci sono diversi parcheggi dove te puoi lasciare la macchina a pagamento, ok? Perché le attrazioni in sé per sé sono gratis, ok? Tranne il castello, quello di prima, che ovviamente c'era l'ingresso. Qui siamo partiti, il primo parcheggio voleva £26, va bene? Era quello centrale del visitor center. Poi ce n'era uno un po' più sotto, voleva £8. Se vieni un po' più avanti, questo te lo fa a 5 e devi camminare magari un quarto d'ora, 20 minuti, ma insomma anche di là c'è da camminare. Vedete? Questa è la mappa. Questo parcheggio qua vuole €26, questo qua ne vuole 8, questo dove siamo andati noi al P3 ne vuole 5. Vedete? 1, 2 e 3. È così, sono acchiappa turisti queste cose qua, però questa attrazione qui va vista qui in Irlanda del Nord, perché siamo al Jan's Causeway, che poi è l'attrazione che dà il nome a tutta la strada costiera dell'Irlanda del Nord. Queste cose qua sono delle formazioni rocciose molto strane che adesso vi faremo vedere, che la leggenda narra il gigante irlandese costruì per arrivare in Scozia a sfidare il gigante scozzese. I nomi non me li ricordo, però scappò perché lo scozzese lo impaurì tanto e cercò di tornare in Irlanda, ma non so come alla fine l'irlandese vinse. Allora lo scozzese decise di distruggere questo ponte per non poter più affrontare il gigante irlandese. Questa ovviamente, ragazzi, è la leggenda, perché poi dopo bisognerebbe vedere come realmente si sono formate queste formazioni rocciose molto particolari, tutte rotonde una accanto all'altra, che sicuramente avrete visto in qualche foto dell'Irlanda del Nord. Ovviamente là sotto c'è anche per farsi portare con il pullman, però almeno che non sia proprio una giornata di quelle da bufera, secondo me merita anche farsi la camminata, perché come avete visto il paesaggio è veramente molto molto bello. Siamo, come vedete, a picco sul mare. Fortunatamente per adesso sembra che ci sia anche uno sprazzino di sole, quindi facciamoci questa camminata di mezz'ora.
Ragazzi, che camminata fighissima che è questa qui, guardate che scogliera. Ora scenderemo da quelle scale là, lungo tutta la strada giù, che ci porterà qua sotto, dove ci sono appunto queste formazioni rocciose, ma il paesaggio è veramente spettacolare. Abbiamo sceso la gradinata verso il basso, c'era un cartello su di... addirittura era chiuso, non si poteva andare perché dice che era scivoloso, però non siamo entrati, zitti zitti. E sono 162 gradini fino a là. Sono veramente alte queste conformazioni rocciose e se vedete sembrerebbe anche che fossero state messe uno sopra l'altro proprio da un gigante per creare un ponte. Qui la gente ci ha messo anche i soldi incastrati. Ovviamente quando noi arriviamo nei punti di attrazione sta tipo per arrivare una specie di tempesta, guardate come c'è il nero là, fra 5 minuti diluvia. Quindi ragazzi stiamo camminando sulla prima parte del ponte che questo gigante aveva fatto verso la Scozia. Che cosa vi avevo detto? Vi stava arrivando una tempesta, ci stiamo riparando dietro questa piccola collinetta, ma è praticamente inutile. Classica tempesta irlandese, già finito tutto, è praticamente tornato quasi il sole. Comunque bisogna stare un po' attenti a camminare su queste rocce perché sono veramente scivolose e poi oggi che c'è il mare mosso vengono proprio sulle onde fino a qua. Comunque queste sono le famose Causeway Rock. Questo gigante, ragazzi, ha dovuto lavoricchiare un po' per fare il ponte fino in Scozia. Siamo fantasiosi, crediamo alla leggenda, dai. Poi sicuramente queste rocce avranno tutta una storia scientifica dietro, ma a noi ci piace di più la leggenda. Comunque oggi il mare è veramente arrabbiato, guardate là che schiuma che forma qui su queste rocce. Adesso che c'è un bel solicchio, torniamo indietro e riandiamo verso la macchina, così magari ci asciughiamo un po', eh. Dai, visita interessante. Sì. Alla fine era una di quelle cose un po' attrattive dell'Irlanda che aspettavamo, no? Di vedere. Che uno si vede sempre nelle cartoline o comunque foto su Instagram e robe così, sono un po' quelle attrazioni turistiche. Se venite qua con veicolo proprio, mi raccomando, non vi fate fregare dal pulmino che è passato adesso. Tu vuoi quello? Te vuoi quello lì? Per andarci a giro a casa? Sì. Allora sentiamo se ce lo danno, lo attacchiamo al Defender e ce lo portiamo via. Vi farò vedere la mia casa a Farnocchia, rimarrete stupiti. Ah già ragazzi, oh, noi ci abbiamo da affittare la casa a Farnocchia. Se qualcuno fosse interessato, noi affittiamo una casina a Farnocchia per il periodo estivo e molto molto carina, ve la consiglio. Vista sulle Apuane. Per info e foto contattate la signorina Alessia Torre. A parte gli scherzi, vi stavo dicendo, non vi fate fregare dai 26 pound del visitor center, ma cercate un parcheggio nei dintorni che costa molto 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 meno e poi vi fate una bellissima camminata sulla scogliera senza, diciamo, cercare di farvi accalappiare come turisti che appena uno arriva pram, ti braccano subito. Le attrazioni turistiche, ragazzi, si sa che sono così.
Adesso vi portiamo in un posto molto molto speciale per quanto mi riguarda, perché lo ritengo un posto di pellegrinaggio per tutti gli appassionati di motociclismo, perché per chi ha iniziato a seguirmi adesso, però io vengo dalle moto. E andiamo a visitare il bar di Joy Dunlop. Non sapete chi è Joe Dunlop? Allora disiscrivetevi da questo canale, non vi voglio più sentire, non vi voglio più vedere, fate finta che io non esista più. Non lo sapevo nemmeno io. Infatti l'Alessia ha rischiato veramente che di rimanere a bordo strada con il cane, ecco. No, il cane no, perché poverino non ci castra niente. Comunque, detto ciò, Joe Dunlop, sto scherzando ovviamente, è un pilota di moto stradale, è stato campione del mondo molte volte ed è stato un idolo del Tourist Trophy, che è l'isola, la corsa che viene svolta sull'isola di Man, che fra motociclisti più conosciuta come TT. Si svolge ogni estate, tuttora la gara in atto, e ovviamente andatevi a vedere qualche video se non l'avete mai visto, vi assicuro, perché è veramente una cosa bellissima e vanno a una velocità pazzesca su delle strade veramente strette e ci vuole veramente molto fegato. E quindi vogliamo andare a visitare questo pub, perché sembra che sia come un piccolo museo di Joe Dunlop, e andiamo a vedere che cosa ci aspetta e magari se ci fanno anche un bel hamburger con una birra noi non esitiamo. Siamo davanti alla statua commemorativa di Joe Dunlop. Qua ci sono tutte le sue vittorie. E per chi ha visto le gare del Tourist Trophy sicuramente si ricorda questa faccia col casco appoggiato sul serbatoio. E oggi ci mangiamo un panino in compagnia del signor Dunlop sulla sua moto. Abbiamo ceduto a questo fast food che non si sa che hai preso, eh? Un macello, Django che mangia tutto quello che cade, eh? Non c'era altro di aperto. E sempre nello stesso parchetto c'è il memorial a Robert Dunlop, che sarebbe il fratello minore di Joe Dunlop. Ma adesso proviamo ad andare a bere una birra nel suo bar, che è proprio qua sotto. Vi dico la verità, mi ci ero affacciato prima, volevo vedere se potevamo mangiare un panino lì, ma avevano solo da bere, quindi siamo andati a prenderci un panino in città, ce lo siamo mangiati nel parchetto e adesso andiamo a berci una birra nel pub, che sembra proprio una sorta di museo. Siamo proprio davanti al bar, adesso entriamo e ci andiamo a bere una birra e vediamo questo piccolo museo. Quindi ragazzi, io propongo un brindisi al mitico Dunlop e famiglia, perché comunque erano tutti dei piloti. Alla vostra, birra ottima, gran moto alle mie spalle. Finiamo la birra e andiamo nell'ultima attrazione della giornata. Oggi, come vi avevo preannunciato stamani, era una giornata di attrazioni. L'ultima della giornata siamo a vedere The Dark Edge. Sarebbe una delle strade più fotografate d'Irlanda. Dopo proverò anche a entrarci con la macchina, ma non vi garantisco niente perché la strada è chiusa al traffico e ci sono anche decine di persone che giustamente girottolano nel mezzo alla strada perché tutti cercano la foto perfetta.
stiamo camminando nella strada più incantata di Irlanda. Questo è quello che ci viene detto dalla leggenda di questa strada, addirittura che è nell'ora del tramonto, quindi ci siamo quasi, ci sia il fantasma che gira intorno a questi alberi e si addentra nei rami, ed è proprio per questo che questa strada viene detta che è un po' fatata, un po' magica. Così vengono fatte delle foto molto belle su questa strada, senza ombra di dubbio. Il problema è l'orario in cui farle, perché c'è sempre gente, a parte che oggi è sabato, però è quasi buio, quindi trovarla completamente vuota è difficile. Bene, questa strada, ragazzi, che dirvi? Lei che direbbe, signorina? È molto incantevole. Sì, sì. Diciamo che io, meno male che ci passavo davanti e non ci sono dovuto venire per forza. Michele, ecco, è un po' cinico su queste cose. No, però è una strada proprio, boh, che secondo me, a parere mio, in Toscana ce ne abbiamo di molte, molte, molte più belle, soprattutto in Val d'Orcia. Però va bene, siamo qui, ci sono passato davanti, fortunatamente non ho dovuto fare della strada in più per venirla a vedere, perché a parere mio sarebbero stati dei chilometri un po' sprecati.